benvenuti allo speciale di Natale di TV Luna Napoli, dedicato questa volta ad un dolce argomento, la lavorazione del cioccolato, considerato da sempre il cibo degli dèi. Vediamo quali sono le principali fasi di preparazione. So come si fa la marmellata con frutta zuccherata e un po' di liquore. So come si fa la cioccolata con una mescolata di zucchero e cacao. La storia di questa fabbrica risale alla fine dell'Ottocento, quando Isidoro Oden venne a Napoli dal Piemonte, dove era nato a San Giovanni in Lucerna, per mettere un laboratorio di cioccolato, perché allora, in quei tempi, qui c'era Palazzo Reale con una gran vita e Napoli era una capitale europea, e quindi c'era un'emigrazione all'incontrario, cioè dal nord venivano a Napoli. E andò bene questo laboratorio e quindi lui richiamò la sua fidanzata, che era Onorina Gai. Da questo venne fuori poi il marchio all'inizio del Novecento, Gai Oden, che è un marchio molto bello, storico. Questo è un locale storico, molti negozi sono della Gai Oden, sono locali storici. Però è andato avanti bene, perché? Perché si è puntato sempre sulla qualità e sull'eccellenza delle materie prime. Cioè, e poi noi facciamo tutto il ciclo di lavorazione, cioè partiamo dalla tostatura dei chicchi di cacao, del nocciole e delle mandorle, e questo fa sì che il nostro prodotto, il nostro cioccolato, oltre ad essere buono, è nutraceutico. Che vuol dire che è nutraceutico? Ti nutre e ti cura, perché i nutrienti che stanno nei chicchi di cacao, nelle nocciole, nelle mandorle, che sono molto importanti, pensi che in un chicco di cacao che è grande così, ci sono più di 200 nutrienti che fanno bene alla salute. Con la tostatura lenta questi nutrienti restano, invece con le tostature industriali al laser o negli altri forni vanno via. Quindi le calorie di un cioccolato industriale o il nostro sono le stesse, però i nutrienti che stanno nel nostro è di gran lunga superiore a quello di un cioccolato industriale. Ben rientra anche tra le eccellenze italiane come miglior cioccolato. Sì, certo, noi abbiamo avuto parecchi premi, abbiamo avuto il premio di eccellenza da parte del Presidente della Repubblica, abbiamo avuto quest'anno a Napoli il premio Masaniello. Insomma, siamo un marchio storico e di qualità, e questa è la cosa importante, e questo ci premia, fa sì che i nostri clienti non ci abbandonano e i negozi che abbiamo anche aperto a Roma e a Milano vadano bene. Appunto, ho parlato di clienti, ma la maggiore clientela è napoletana oppure di stranieri, turisti? Chiaramente napoletana, però tutti coloro che acquistano o hanno in regalo Gai Oden poi tornano da noi, perché veramente è un prodotto che piace, devo dire. Quali sono i gusti prediletti dai napoletani? Ma la foresta è un must qui a Napoli, cioè ogni napoletano a Natale o alla Befana nella calza vuole una foresta Gai Oden. Però io personalmente trovo che la cosa più buona che noi produciamo sono i wafer. Cioè il wafer nostro di Gai Oden, lei può girare tutto il mondo, buono come il nostro non lo trova. Un consiglio da dare ai nostri telespettatori come regalo per le feste natalizie? Ah, noi abbiamo una gamma infinita di prodotti, abbiamo cesti, abbiamo confezioni con le porcellane, abbiamo Babbo Natale, abbiamo le casettine, poi abbiamo un decoratore molto bravo che fa le stelle di Natale decorate. Insomma, c'è una gamma da partire da 2 euro la medaglione con la stellina di Natale fino a 200-300 euro si può fare. C'è una grande gamma per fare regali. Quindi prezzi accessibili a tutti? Sì, a tutti, chi vuole spendere poco e chi vuole spendere molto.
I primi coltivatori assidui consumatori del cacao furono probabilmente gli Olmechi, un'antica popolazione che visse e si sviluppò nella regione mesoamericana, l'odierno Messico centrale, e che colonizzò e civilizzò l'America intorno al 1500-1400 a.C. I Maya produssero in seguito una bevanda calda a base di cacao, cui però aggiungevano i fagioli delle loro piantagioni, che si trovavano nella regione di Tabasco, nell'attuale Messico. Loro chiamarono questa bevanda Xocoatl, dal Xococ, che significa cioccolato, e Atl, che sta per acqua. La X è un fonema derivante dalla lingua spagnola arcaica. La ricetta dello Xocoatl era molto semplice: si arrostivano i fagioli insieme al cacao e a questo miscuglio semisolidi si aggiungeva acqua, in modo da farlo diventare liquido, e un po' di pepe. Siamo nella fabbrica, nel laboratorio dove avviene appunto la preparazione della cioccolata. Ma quanto tempo ci vuole più o meno per la lavorazione appunto del cioccolato? Beh, è una lavorazione lunga, nel senso che ci vogliono 2-3 giorni per arrivare a un prodotto finito. Si parte dalla tostatura dei semi di cacao, delle nocciole, delle mandorle. Poi, dopo la tostatura, vengono macinate in questi antichi macchinari, e a seconda delle paste che dobbiamo realizzare le mettiamo insieme. Se vogliamo fare ad esempio una pasta gianduia, facciamo chicchi di cacao e nocciole. Se vogliamo fare invece un fondente, solo chicchi di cacao. Se vogliamo fare un cioccolato al latte, aggiungiamo ai chicchi di cacao il latte in proporzione, e poi lo zucchero, sempre c'è un po' di zucchero. Da noi lo zucchero non è molto, perché facciamo un cioccolato con un 30-40% di zucchero, e quindi la parte di cacao è di gran lunga superiore. Quali sono le fasi principali per la lavorazione del cioccolato? Allora, le fasi principali sono, come dicevo prima, la tostatura, poi la macinazione e poi la realizzazione delle paste. Con le paste che noi abbiamo realizzato, che sono di vario tipo, cioè la pasta al latte, pasta a tè, pasta a gianduia, realizziamo i cioccolatini, cioè facciamo prima le anime, poi le anime vengono passate nel cioccolato fondente e si ha il prodotto finito. Poi facciamo le tavolette, facciamo i vari scherzi di Natale, le noci, le ghiande, i wafer, anche il biscotto lo facciamo noi. Innovazione e tradizione, quindi parlando appunto di tradizione, Gaioden usa ancora dei macchinari anche antichi, però che restano lo stesso attuali. Certo, secondo noi è molto importante l'uso di questo tipo di molitura antica col granito che facciamo ancora, perché il sapore è sicuramente diverso da un cioccolato industriale. Ad esempio questo alle nostre spalle a che cosa serve? Questo è un mulino dove sono state messe precedentemente chicchi di cacao, zucchero e nocciole, e viene una pasta che si chiama pasta a tè. I più antichi macchinari quale? Beh, i più antichi macchinari sono quelli della tostatura e i mulini. Poi abbiamo dei macchinari nuovi per il raffreddamento, per velocizzare il raffreddamento delle forme. La ricetta originale della cioccolata era una miscela di cacao, acqua, vino e vari tipi di spezie. Gli spagnoli cominciarono presto a riscaldare la miscela e a dolcificarla con lo zucchero che importavano dalle colonie, dopo aver introdotto la coltivazione della canna da zucchero oltreoceano. La disponibilità di zucchero, cacao e caffè diede un notevole impulso all'arte culinaria, permettendo la nascita della pasticceria europea come un'arte autonoma. Furono i britannici ad avere l'idea di sostituire l'acqua con il latte e di consumare la hot chocolate dopo pranzo. Nel XVIII secolo nacquero a Londra e in varie zone dell'Inghilterra le chocolate house, che divennero celebri almeno quanto le coffee house. In questi luoghi i clienti potevano consumare liberamente una tazza di cioccolata calda e parlare senza censura di politica, economia, scienza e filosofia. La prima casa del cioccolato nacque proprio nella capitale londinese nel 1657. Il termine cioccolata calda è un neologismo coniato probabilmente in Italia molto tempo dopo. Inizialmente la bevanda era chiamata semplicemente cioccolata.
Quando però si diffusero le tavolette di cioccolato vendute soprattutto nei bar, fu chiaro che bisognava aggiungere un aggettivo alla cioccolata liquida per distinguerla da quella solida. Nel 1828 nacque in Olanda la prima macchinetta che produceva la cioccolata calda tramite un dischetto di plastica contenente cacao, acqua e latte che veniva filtrato meccanicamente. La fragranza della bevanda uscita dalla macchinetta era però diversa da quella originale, in quanto più acida. Si scoprì poco dopo che i progettisti della macchinetta avevano usato surrogato di cacao, che era meno gustoso rispetto al cacao originale, ma che si legava più facilmente al latte e all'acqua calda. Noi stiamo facendo uno dei prodotti must della Gaiodent, le ghiande ripiene, cioè la ghianda, il biscotto, il wafer viene fatto da noi con uova e farina, proprio come la ricetta della nonna, e poi viene riempito con questa pasta particolare che ha soprattutto un sapore di nocciola, perciò si chiama ghianda. Tra i tanti prodotti Gaiodent mi ha detto non può mancare il panettone. Sì, il panettone che facciamo noi, un panettone artigianale di grande qualità e che noi prendiamo da una casa molto buona e che poi noi ricopriamo di cioccolato fondente e anche di cioccolato foresta. Quindi si può avere sia solo col fondente oppure con fondente e foresta, che è una cosa buonissima che non può mancare su un tavolo di Natale dei napoletani. Tra le tante particolarità anche la realizzazione di un Vesuvio di cioccolato. Sì, noi dal 93 produciamo il Vesuvio, che la forma è stata fatta da Fabrizio Mangoni, che è un famoso architetto napoletano, e all'interno c'è una pasta gianduia molto buona, ha avuto gran successo e quindi li facciamo in tanti formati, cioè lo facciamo grande da 60 euro fino ai cioccolatini piccoli, quelli che si mettono nella scatola. Sempre con la forma del Vesuvio. Il nostro viaggio purtroppo nel mondo del cioccolato si conclude qui, ma di sicuro non con amarezza.